Parola d'ordine, costanza, lo sa bene Beppe Iachini, 3 promozioni negli ultimi 5 anni con Chievo, Brescia e Sampdoria, che da quando si è insediato sulla panchina rosanero ha messo insieme la bellezza di 11 punti in 5 partite con 3 vittorie e 2 pareggi, superando indenne gli scontri diretti contro Brescia, Pescara, Siena e Varese e avendo subito soltanto 3 gol, 2 dei quali nella trasferta vittoriosa di Siena. L'assenza di gioco preoccupa i tifosi rosanero che dopo le ultime 2 traumatiche stagioni di Serie A speravano almeno di tornare a divertirsi in Serie B. Ma Iachini predica cautela e chiede tempo. Con la condizione atletica arriverà anche il bel gioco, ma fino ad allora il Palermo dovrà stringere i denti, soffrire e portare a casa più punti possibili con i mezzi a propria disposizione. Mancano ancora 3 quarti di campionato e il Palermo, per diventare una squadra costante, dovrà avere quella serenità che in questo inizio di stagione è mancata. L'esonero di Gattuso, un ritiro estivo non particolarmente entusiasmante che ha portato il Palermo a trattare la risoluzione contrattuale con Yaya e con Rahin, che con Gattuso avevano programmato la preparazione atletica della squadra, l'arrivo di Iachini e quindi di un nuovo staff, tutte situazioni che oltre alla serenità nel corso di un campionato duro come quello di Serie B possono togliere tempo e punti, ma la cura Iachini sembra aver portato già alcuni suoi frutti. Questo Palermo sicuramente non entusiasma, ma comincia ad essere una squadra costante, fattore determinante per chi vuole ritornare in Serie A.